Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sullo spin-off Uncharted, l'eredità perduta. Allora, questa è la torre che avevamo scalato a fine episodio precedente. Come vedete, adesso dei 6, se sono 6, almeno momentanei, poi non so cosa possa succedere, comunque, dei 6 luoghi, comunque posti che dobbiamo, diciamo, un po' esaminare. Come vedete, 2 li abbiamo completati, adesso ne mancano altri 4. Come dissi nel precedente episodio, anche questo sul finale, la mia idea è quella di andare ora in, diciamo, nel quello lì in alto a sinistra, insomma, quello cerchiato, via. Quindi, sperando di non sbagliare la strada, avviamoci. Allora, regola qui dovrebbe esserci Nadine con la macchina, almeno si lasciò qui. Non c'è più Nadine. La macchina sì, mi pare si fa. Ok. Meno male mi si è ricordato il tasto. Che basta premere, diciamo, il tasto giù, non chiaramente dell'analogico, ma dell'altro pad. Insomma, vediamo un po' che strada dobbiamo fare per arrivare lì, sperando che sia comunque la destinazione, diciamo, comunque il posto giusto da esplorare. Allora, vediamo un po', se intanto non so se sentite l'ambulanza, che viene fuori, chiaramente. Purtroppo, non c'è ambulanza niente di buono, però chiaramente succede e passa momenti meno opportuni per quanto mi riguarda. Speriamo su una di grave. Comunque, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se la strada è giusta. No, assolutamente. Sto andando da tutt'altra parte. Allora torno indietro. Maledetta la miseria. Che senso dell'orientamento balordo c'ho. Allora, si risale di lì. Sì, che fra l'altro mi sa che questa strada lì l'ho già fatta nel precedente episodio. So che può sembrare stupida la cosa che sto dicendo. Nel senso, come se la scuola si è fatta? No, però diciamo che gli episodi precedenti sono stati registrati in un giorno diverso, ecco, rispetto a questo qua. Quindi chiaramente le cose un po', diciamo, soprattutto i percorsi sono molteplici, si possono un po' comunque scordare, no? Più o meno. Ecco, qui intanto è ritto. Comunque devi che casino. Vediamo un po'. Adesso. Ok, sembrerebbe che sia il percorso, diciamo, giusto. Allora, guardiamo un po' se devo andare qui. Boh, io provo, Pensavo si distruggesse quando si passava, invece meno male non è andata così. Vediamo un po', sì, forse è quella lì, in alto, esattamente. Buono. La mappa, diciamo, che faceva la strada più lunga piuttosto che complicata, meno male così non è, meglio così, perché altrimenti la situazione si faceva ancora più difficile. Anche se in realtà difficile c'è un po'. Eccoci. È incredibile qua. Sì, pazzesco. Diamo un'occhiata? Certo. Vedrai. Vediamo un po'. Allora, intanto bisogna capire dove si può salire. Allora. Ah, quindi. Magnifico. Sì, effettivamente c'hanno quel che per te quanto di, ci vuole, cioè, di affascinante e misterioso, questi luoghi qui. Non solamente questi qua di Uncharted dell'eredità perduta, ma diciamo in generale, non solo nei giochi, ecco. E per la guerra sembra. Cose antiche, insomma. Sì, anche. Li avranno costruiti per commemorare le loro vittorie sui persiani. Hanno lottato strenuamente. Oh, sì. Ma non per molto. La loro rovina è la nostra fortuna, giusto? Quell'incisione mi è familiare. Quell'incisione corrisponde precisamente a questo disco. E cosa significa? Ah, non lo so, ma a quanto pare ora abbiamo altri 2 simboli da cercare. Ricevuto. Via. Torniamo a giocare. Aggiornato la mappa. O forse no. O forse. No, la regola non è stata segnata così. Almeno. Penso forse che bisogna salire. Forse. Eccoci, infatti. 18. Non lo so, perché ho visto aggiornato la mappa. Non vorrei che in realtà bastava solo raggiungere il luogo e vedere questo filmato, insomma. Ma probabilmente sì. Però non lo so. Che non c'è la X sopra. Boh.
o deve succedere qualcosa e poi bisogna tornare qui. Diciamo che il problema, soprattutto col fatto che sto registrando, è che magari posso perdere tempo malamente, via, diciamola così. E quindi ora cosa faccio? Torno indietro, cioè vado da un'altra parte. Perché in realtà, questa cosa l'hanno notato già nei precedenti video, non dissi niente. In realtà noto che, diciamo, sia a destra che a sinistra di questo, diciamo, cerchio, questo disco, chiamiamolo così, ci sono tre, diciamo, fuori, ecco. Ecco, quella a sinistra ce l'ha, quella no. Quindi secondo me, se dobbiamo, o perlomeno se deve succedere qualcosa qua, dobbiamo fare in modo che esca l'acqua anche da destra, secondo me. E forse anche dal centro, perché vedo che c'è un altro fuori. Forse basta. Bene, quindi ripartiamo. Non lo so. Forse è un, diciamo, un posto da esplorare più tardi. Forse, non lo so. Comunque, vediamo un po' la mappa e allora si va. Dove si va? Boh, direi di andare a fare quelle specie di lanterne in basso a sinistra e a destra. E poi dopo si pensa appunto al traversino. Via, vediamo un po'. Va di sotto di vita, non è legnata. È abbastanza bene. Oddio. Posso passare di lì? Oddio. Se ci fosse la stradina da percorrere, infatti si dovrebbe esserci. Sul fiumiciattolino, via, che non è un fiumiciattolo, forse ci si può arrivare. Se va di sotto? Sì, sì, sì. Sembrerebbe proprio di sì. Sembrerebbe, eh? Andiamo un po'. Allora. Sale lì. Sì, che questa mattina c'è una specie di ponticellino. Vediamo un po', c'è questo qui. Esattamente. Quindi vado su, per salire. I ribelli sono già qui. Eccoci. Segno buono da una parte, vuol dire che forse abbiamo azzeccato quello che dobbiamo fare. Attenzione, rieccoci qua. Con questi maledetti lucchetti, comunque, chiamali così. Vabbè, lucchetti non sono. Però vabbè. Se sta a sbloccare. Come già detto nei precedenti video, non è che amo questa particolarità, ecco. Però vabbè, alla fine è abbastanza veloce, quindi tutto sommato ci può stare. No, alla fine niente. Io vorrei tenere quest'arma qua. Vai, bordaci col vernicello. Boia. Se non ci fo... No, perché non si può usare da andare più avanti, forse? Forse ce la fa la macchina. Buona macchina, via. Questa cippina. Vediamo un po'. Ora sì. Ancora una volta, con piacere. Alle tre. Guarda lassù. L'arco di Parashurama. Corrisponde al suo commentatore. Dunque, Parashurama. Hai detto che era? Ok, il sesto avatar del dio Vishnu. Un terribile guerriero. Già, non riesco a smettere di pensare. Ci pensa... Sto guidando. Bravo, complimenti. Potevi farmi venire qui e potevi farlo anche prima. Vabbè. Oddio, a parte poi se mi arrivavano... mi arrivava il portone addosso. Via. Su. Saliamo. Sì, saliamo. Qui. Sì. Finalmente siamo fuori da quella fonte. Ok, e voglio sapere no, se la porta, ma anche già nell'episodio precedente. Io starei qui. Se la... Ai. Ragazzi, costringetemi a sparare da qui. Se la porta era chiusa vorrei sapere che queste belle come hanno fatto arrivare qui. Piccolezze, che in realtà non sono piccolezze. Allora, penso che se non far giro, riesco a ammazzarli, diciamo, in maniera adeguata piuttosto che qua. Ok, vai, buono. Forse che li va. Vai. Sono qui! Oh, merda. Sotto, tra l'altro ci va. No, però a quanto pare. È smuerto. Via libera. Allora. Gli altri avranno sentito. È inevitabile. Andiamo. Ora per salire di va. Io salto, eh. Bene, mi arrivano altri.
Oh, ancora. Ovvio, io salgo, ti vedrai. Ora arrivo lì e poi ti butto di sotto. E la fa piccina la botta, vai, vieni, ciccio. Vieni. No, 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 no. Oddio, oddio, no, 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 non ci credo. Alla fine l'ho fatta io, ma non pensavo che si potessero rigirare. A meno che lo fanno solo in questi casi. Ne arrivano altri. Vabbè, vabbè, mi toccherà sparargli. Dico, se ti devo di... Via. Se no sai come prima. Via. Non sono anche meglio. Ora vai di sotto, però. E ancora... Ah, no, dov'era lui? Io non l'avevo visto. Ok. Non c'è più nessuno. Non sarà fa, sì, c'era un grosso camion. Ok, vai. Cesemo, cesemo. È meglio. Tutta discesa. Allora sai anche scherzare. Avrei preferito arrivare prima di un'altra. Alle tre. Vabbè, non è stato avanti. E comunque conta arrivare in fondo. Non allora c'è da usare il rampino. Insomma, sì, il rampino. Questo so lì. La corda, chiamatela come volete. Chiamo seguimi. Rampino, purtroppo, anche se è sbagliato. Via. Oh. Senza rischi, insomma. E qua sempre addosso. Sempre pure di sbaglia. No, mi riferivo a... diciamo, il consiglio che ti dà il gioco. Cioè, dal risallo. No, stavo... Non si è fatto tipo Tarza. Alla sorte arriva. Qua è andata. Ora si entra dentro. Nadine. Che ti mar- ah ok. Non è che era morto. Devi essere il corpo, la rossa più lunga e volendo anche più lunga. Si va diretti o si va prima. Via, ci siamo. Caglio, via. Ancora. Dani. Oh, Dio, Silvia. Ti pentirai. Io ho sbagliato questo. Che altro vorrei qui dove c'ho da andare? Preciso. Magari evita di far peccato. Ottimo. Qui. Sono finiti? Okay. Allora, sono finiti. Via libera. Direbbe. Beh, via libera. Finalmente sole. Proseguiamo. Stavo per dirlo io. Proseguiamo. Dove c'è da andare? Allora? Sotto? Non lo so. Si muore se si va di sotto. Proviamo. Ce la fa. Volevo saltare, ma a quanto pare non si può. Boia. Ginocchiate da peso. Oh, Nadine, dimmi qualcosa. Dimmi dove devo andare, che sono in difficoltà. Forse vi, eccoci. La vai. Nostra valvola è dall'altra parte del cancello. Ci sarà qualcosa con cui aprirlo. Ci scommetto. E quindi, forse si può andare qui sotto. Che vedo, cioè, tipo un terrazzino. La vice, vabbè, il rifornimento delle armi, visti, va di sotto, anche bimbi. Sì, ci sarà un modo per aprirlo. Boh. Cazzo ne so io. Aspetta, vediamo un po' se sì. Non credo, perché Uncharted non mi sembra il gioco che ti permette di fare queste cose qui. Però guardiamo se c'è magari tipo un'arma bomba lì dentro. Si prende quella e via. E si spara, magari può venire giù. Ma infatti erbe bombe ce ne sono. E pistola silenziata. Sai dove te la devi mettere? No, non ve lo dico. Forse via. Vedo tutto un po' sfatto. Dove cazzo manda? Se salto non ce la fa. C'ho la tosse. Se più giù L1 tanto mi serve solo per andare fino di là. Niente di eclatante. Oi oi. Ma dove devo andare?
Mi sembra di vedere un altro ingranaggio. Quale torre? Di dove? Dove? Da L3, dove? Eccolo lì. Boia. Mio monade. Non l'avevo visto, via. Saliamo. C'è un ingranaggio che si è già incontrato. Una volta. Premiamo ripetutamente il triangolo. Vai Nadine, passa te. Ha funzionato. Ti è bloccata, la passo anch'io. Scusate, ma c'ho un po' di tosse, eh? Magari ogni tanto tossisco. Addio, Yanni. Ma stai dall'altra parte. Troverai di sicuro il modo di passare. Certo, sapevo che avresti scelto la via più semplice. Allora, vediamo un po'. Mi troverà la cosa più semplice. Dov'è? Va. Vedi, io pensavo ci fosse tipo una sporgenza, accidente a me. Ma poi muoio male tutte le volte. In maniera stupida. Ah, vai, dicevo, non mi viene più nulla, invece meno male. Da segni di vita. Ho detto vai, si è bloccato tutto. Allora si riparti di lì. Vedi. Qui si può salire. Sì. Perché l'ho visto prima, lo so. Importante è accorgersi dei propri errori, delle distrazioni soprattutto. Solo non iniziare senza di me. Vieni, via. Non mi permetterai mai. Oh, ce la fa a salire lì? Ah, bisogna andare di là. Vai, ok. Ora, va. Ok, l'ingresso non è questo. So che non è questo, però... No, mi sa che... Mi sa che devo andare di là. Vediamo un po'. Cosa salti, o sì? Oh, ma non lo farei mai più, Ti diverti? Mi ricorda il parco giochi dell'asilo. Questo sembra più sicuro del parchetto della mia scuola. Io salto, Meno male, vai. Perché l'ho visto che... Quella sporgenzina lì. Ho detto vai, ora muoio. Mi dà una mano, Nadine. Ci siamo quasi. Ti preoccupare. Vai, fatto. Niente male. Ce l'ho tu fatta. Sei senza parole? Andiamo, io via. Non ho più fiato. Muoviamoci. Vai, eccoci qui. Ok, scommetto che stavolta ci sarà un arco. Allora, ci sta a fare l'arco, no? Era un arco. Quindi direi che è così, ok. Poi così. Vabbè, abbastanza. No, non ho detto. Ok. No, ragazzi. Ah, mi fai per il culo. Così gira tutto. Cosa li gira o no? Io vorrei far girare il coso interno. E basta. Come si fa? Oh? Aiuto. Gira tutto uguale. Gira tutto uguale. Come si fa? Dai. Ah no, aspetta. Ah, ecco. Scusate, oh. Ci può stare un po' di distrazione. Dai, to, Babbo Natale. No, scherza, Parashurama. Okay. Lo sapevo io. Apriamo l'acqua. No, aspetta. Stavolta potrebbe essere diverso. Potrebbe uscire del fuoco. Mi stai sfottendo? Sì, ti sto sfottendo. Vai. Ora si esce l'acqua. Ecco fatto. Può darsi che, il discorso di prima, l'ho visitato, bisogna visitare. A dire il vero, la scuola non è fuori. Grazie che avevo ragione su quella salita. Vediamo un po'. L'acqua un'altra c'è. Cascata. Già. E siamo due. Sempre lì, guarda, quello nel mezzo la manca dell'altra. Io e Salano fatto il problema è sapere. Ecco, ancora fosse se quell'altra vero simbolo si trova, insomma, si sblocca via. Della loro ricchezza. Nella, diciamo, della potenza del regno. Nel luogo. Nell'altra lanterna, ovvero quel luogo a destra in basso sulla mappa, o dove c'è appunto il interrogativo.
addirittura ora qualcosa si di più. Antenne, si guarda un po'. Anche tuo padre cercava la zanna. Per lui era un'ossessione. Passava giorno e notte a studiare i documenti. Ha sperperato patrimoni in spedizioni del tutto inutili. Non è certo il primo. E com'è finita? Non lo so. Mandò via me e mia madre. Disse che non eravamo più al sicuro. E noi partimmo per l'Australia. E adesso eccomi qui, ai confini di Alebidu. Un po' ironico. E l'ultimo è sperduto sopra le cascate. Quello col tridente. Via. Australia ora tutto ha senso. Già, neanche Fraser ora, sembra un po'. Per tornare indietro, bisogna fare la serie prima o c'è una scorciata per far prima. D'accordo? Boh, non lo so. Quindi no, il Rai sì, c'è una tipo una scorciatoia. Qui se no si muore. Nadine. Ah, forse tipo. No, pensavo che stavo potesse andare giù nella torre, invece no, via, mi butta, scherzo. Nadine, aiutami un po'. Dove cazzo devo andare? Di qua c'è qualcosa? Ma sicuramente posso saltare. Ok. Nadine è già lì. Chissà come abbia fatto. Ah, ora è aperta. Toh, da bellina, Nadine. Ma non è male. Infatti. Sì, Chloe. Facciamo scherzi, che non è proprio il caso. Pressioni sono già la macchina. Poteva far prima anche così. Manca anzi, quello anche prima non poteva essere così. Dio le cose. Senza senso. Dell'arte. Allora. Classico colpo di tosse, che mai le frude la gola. Fatto ciò, direi di avviarci. Ora capisco perché Asab vuole farmi quella zanna. Lo so che non sono lanterne. Credevo la giocasse solo per denaro, come noi. Nell'altra appunto postazione con la lanternina, quella in basso, a destra. Quindi la strada fa, come le altre volte. Se si potesse fa tipo è già successo prima? Via acqua, sì, anche se in realtà da quando il giovane re fu sconfitto alta, dai persiani. Via fiume. Molti hanno rivendicato pretese sulla zanna e su queste terre. E io che pensavo di essere sulle tracce di un tesoro. Infatti, lasciamo combattere la gentaglia come Asab. Qui ci si passa. Per molto tempo ho pensato solo a puntarla. Giusto, di oggi un po' ma l'hai sinistra. Fatto per denaro? Un pochino a sinistra. Di solito? Anche quando lavoravi per Asab? Assolutamente sì, ma il gioco non valeva la candela. Aia, e perché l'hai fatto? Dovevo farmi una reputazione, ho pensato di iniziare con il peggiore sulla piazza. Da lì si può solo migliorare. No, ma la strada giusta? Sì, più o meno sì. Grandi linee. Oddio, vai. Qui è meraviglioso. Si è la tua prima volta in India? Sì. Il nostro lavoro è pieno di fregature, ma almeno possiamo girare il mondo. Dove sei stata? Ah, dove non sono stata. Ok, allora dove non sei stata? Negli Stati Uniti, per esempio. Davvero? Certo, vado a caccia di antichi tesori, no? Ah, negli Stati Uniti hanno visto un paio di secoli. È vero. Di tu invece, dove vorresti andare? Si passa sotto al ponte che probabilmente è bellissimo. Attraversare per andare lì, eccolo lì, sotto lì. E poi voglio vedere l'aurora boreale. Se si sale lì, forse certo, è una delle cose da vai, fare. Vai, macchinina, sì, vai. Dovresti andarci finito qui. Un giorno, forse. Prima ho altre questioni su questo. A Riago il posto è questo lì, quindi c'è tutti questi fiori viola, belli, tutti là, belle sole. Il problema è come ci si arriva? Non un po' di lì. Guarda un po'. Vai. Vero lì. Potrei benissimo sempre fa di acqua e andare lì. O di vatro. Vai.
36 ore per arrivare. No, non ce la fa. Macchina non mi delude, invece sì. Mi delude e come? L'acqua ci si fa. Oh, vai. Buono. E non c'è. No! Vabbè, loro ci sono sempre, magici ribelli, però a quanto pare non c'è niente che riguarda il venicciolo. Guarda, è il tridente di Ganesh. Buono, io l'ho visto quindi anche siamo azzeccato, vai, Ganesh, via, andiamo. Istruttore degli ostacoli. Il cancello è sicuro? Boh, da sci, comunque, diciamo che per quanto possa essere, io, per me è anche divertente, eh. Okay. Già così vedete che è abbastanza ripetitivo, vai. Merda. Ci sono addosso! Non ci si può ammazzare dietro. Non puoi vincere. Che cazzo è? No, 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 c'è un cecchino, dimmi di dove. Fatela fuori! Qui c'è qualcosa comunque, eh? Sì, sì, è qualcosa. Dove cazzo? Dov'è? Non le vedo. Se è. Mi fido della mira assistita. Allora, mi sperano tutti da di là. Ah, qui. Mi muovo perché appunto, perché sono visto terra e sopra vorrei che fosse qualcosa di importante, di particolare. Sono tutti visti. Ma mi sa che muore questa volta lì. Mi sparano più. Cazzo, le munizioni, la prendo destra. Allora. Sei, che lo so che sei visto. Dove sei? Che non, dove cazzo è? Non ti vedo! Dove sei? Ma eri te, eri. C'è un altro. Alla fine io non sono. Se no si sente. Dovrebbero essere finiti. Ecco, infatti, tutto bene? Sì. Alla grande. Ma pensa quante cose sarebbero potute andare. Quindi, meglio. Torniamo dove ero prima, che magari poi non è nulla, però. Peggio. È un approccio più ottimistico. Di girare un po' a volte, magari boh, ho azzeccato subito. Okay. Cerchiamo il nostro un ingranaggio, qualcosa da spostare, da premere, insomma. Vediamo un po'. Ecco, che cazzo era? Tanto lo sapevo, però sì. Era lì. Guarda un po'. Non lo so, ne ho visti diversi in giro. Fine. Quindi, dove devo andare io per procedere? Qui no, probabilmente, almeno non credo. No, direi decisamente no, perché da dove siamo venuti, quindi andiamo di là. Qui? No, nulla, è solamente questo posticino che era un po' più al buio. Ecco, lì, ok. Comunque c'è il simbolo che si è visto prima, quindi probabilmente, come questo lì, bisognerà fare qualcosa. Ora la Saganza e sape cosa. Ok, non è questo? Neanche questo. Come funziona? Cosa? Pareva un pulsante. Sì, è che volevo far provare anche te. Addio. Allora avevo trovato tutti i vesti. Niente di niente. Rumore promettente. Uno dei raggi della ruota. Che maledio. Allora, ma quanti sono? 5 almeno. Mi sembrano 5. Dovrei trovarli. Accidenti alla miseria. Vediamo un po'. Speriamo di far presto, e speriamo soprattutto se ci si può arrivare, che sia magari tipo sopra, così perlomeno evito di guardare in terra, insomma. Allora, cioè, vabbè, quello di prima, che comunque dovrei aver capito dov'è.
Finn me la dà una mano. Io non ne vedo. Ah, che culo, un altro. No. Guarda un po'. Ok, quindi sono anche sulle pareti, diciamo. Siamo a due. Poi c'è questo lì, quello di prima, che è qui. Eccone un altro. Quindi in teoria avanti sono 705. Io avrei l'altri. Boh. Che troppo, ne ho trovati tre così velocemente. Oddio, guarda. Uno per caso. Uno era lì davanti. E l'altro nel ritrovare quello trovato a caso. E tutti per l'altri. Boh. Allora, andiamo un po'. Andiamo un po' a logica. Per ora non si è trovato nulla che fosse tipo qui sotto. Quindi qui sotto, ho trovato tipo lì sopra, sulla parete e in terra. Quindi che sia lì, cioè che ce ne sia uno lì, per me è abbastanza probabile. Vediamo un po' se la butto di fuori oppure no. Che non ci si possa lì. Mi sa che la butto di fuori. Ah no, boh, quello lì, non l'avevo vista, c'è l'ultimo. Rimane l'ultimo. L'ultimo, Daddy. Nadine, helpami. Helpami, Nadine, helpami. Vediamo se è qui sopra. Non ci credo, però. Guardiamo. Magari si è messa a caso. No. Eccolo, eccolo. Che culo, che culo. Ecco, rimane l'ultimo. Andate anche troppo bene, eh. Abbiamo visto. Okay. Non c'è più munizioni. Alla ruota gigante. Ruota gigante? Oh, allora sarà la fortuna. Sì, è il suo ruota gigante, sì. Mia. Ok. Ce l'hai fatta? Certo che ce l'ho fatta. Sì. Oddio. Sembra aperto troppo. Dobbiamo passare di sotto. E va bene. Oddio, mi schiaccia la linea, boia. Per podio. Peccato, no, scherzo, poverina. Alla fine non mi sta così antipatia. Allora, eccoci qui, quindi ora c'è da rigirare tutto. Vediamo stavolta come bisogna girarlo. Vediamo se bisogna fare come prima, ovvero che vanno fatti tutti insieme, diciamo, via. Ok, mi pare giusto. Ok. Che stavolta è andata bene, perché c'è andato lo scazzo. Così non vale. No, così non riesce. Andiamo, forse. Agede. È Ganesh. Gallo di un elefante. Ganesh. Forza, chiudiamo questa questione. La zana di Ganesh, ne manca anche, almeno. Chiamolo, sì. Cosa ci avete fatto caso o no? Si è rotto il coso. Ho detto che era pericoloso. Si è rotto. La cosa che faceva da leva. Solo la mano. Che altro non si fa? Anzi, a me soccata addosso, c'è da fare qualcos'altro. Ecco fatto. Ecco che arriva l'acqua. E siamo a tre. Ok. Quindi? Sai, te la cavi bene a cacciare tesori. Io imparo in fretta. Ho una domanda. Una come te potrebbe fare di tutto nella vita. Perché vuoi riprenderti la shoreline? Sei serio? Il mio socio mi aizza contro le truppe. Il mio tenente sparisce con la taglia. Nathan e Samuel Drake la passano liscia e mi chiedi perché rivoglio la shoreline? Sì. Come andavo io? È vero, effettivamente. Eppure ho perso tutto. Che diavolo è quel coso con cui giocherei? È il mio antistress. È apparso nella posta non appena arrivavo in Australia.
Ok, diamoci una mossa. Asav non deve superarci. Quindi ora io dove devo andare? Nel senso, torno laggiù dove c'è... Anch'io ho combinato la mia sana dose di cazzate. Torno comunque laggiù dove c'è il... Non mi piace fallire. Come tutti, amore. Quella specie di disco. O no? O vado dove c'è il punto interrogativo sulla mappa? Io provo ad andare dove c'è il punto interrogativo. Poi se c'è da farci qualcosa, venga. Altrimenti, arrivederci e grazie. Ok. Via. Ok, andiamo via di qui. Torniamo. L'ultima che arriva paga la cena. Io ho delle razioni. Sei una noia. C'è modo di vivere più veloce, nemmeno tenendo premuto o pigiando alle tre, chiaramente. No, ancora una che mi tocca a me. Fermatela! Poi, certo ce l'ho in fondo, uno subito. Solo fa male. Le bombe nemmeno una, non si tratta, veramente. Cazzo, ne va. Togli! Ok, è finita. Sul serio? Anadin. Non te la sei cavata male. Tutto sommato. Tutto sommato cosa? Ti manca un vero addestramento. Ah, si apre la porta. No, eh. Corri in giro come una pazza. Devi imparare il concetto di raffica breve con te. La macchina è lì. Poi ti vesti di rosso. Non mi sono nella tua. Non credere. Ma dov'è la Liusa? Ancora. Vai. Ok. Vieni macchinina, vieni. Ehi. Se vuoi posso esplorare di sotto. Altre zone di garage, sì. Ti consiglio di farlo ora. Vai, ti sono salito. Quindi, allora, calma lavoro in secondo. Ah, mi ha detto, mi dice che devo andare lì. Io però, prima di andare lì, voglio andare dove c'è il punto interrogativo. Sono veramente curioso di cosa c'è. Senti, per quello che vale, devi ringraziare la tua reputazione per questo lavoro. Certo. Poi ho pensato ti servissero i soldi. Come negarlo? Comunque a quanto pare. E sinceramente fa piacere. Vabbè, era una cosa molto intuibile, però inizialmente fa sempre piacere. Sono d'accordo. Però l'avevo azzeccata. Non siamo in molte purtroppo. Ci vuole che doveva scendere. Una volta un trafficante d'armi mi ha chiesto di parlare con gli uomini. Mi ha mangiato tutto quando gli ho spiegato la situazione. Allora, lasciamo stare questi ossi. Gli ho spezzato le gambe. Andiamo per la 300ª volta la mappa. Non stai scherzando. Cerco di non essere discriminata. Ah, Nadine Ross è il boss. Lo metterò sul mio biglietto da visita. Mio sasso. Non puoi andartene e farla finita con la shoreline? La shoreline è casa mia. Non ho altra scelta. Oh, c'è sempre una scelta. È qui? Punto interrogativo? Sì, sì. Allora, vediamo intanto se c'è da prendere per il miscello. Oh, incredibilmente anche stavolta sembrerebbe di no. C'è un altro osso che chiama il timone, ma mi sa che non è un timone, ma che posto è? Boh, andiamo via. Ora se alla fine c'è tipo un tesorino e basta. Qui, guarda, cosa, che c'è? Cosa c'è? Sembri emozionata. Amo le scimmie. Che cosa abbiamo qui? Vediamo. Speriamo ci sia un tesorino, basta. O quella sembra la madre. Sembra la nostra. È il caso di annotarlo. Guarda, cosa c'è? Interessante. Gira. Una specie di moneta Oysala. Che dici di quei simboli? Simboli? C'è un incavo. E alle dimensioni di una moneta, direi di provare. Spicciolo per terra il trofeo. Ha riempito un punto sulla mappa. Già? Che succede se le troviamo tutte? No, che cosa brutta. Che cosa brutta. Forse quelle figure rappresentano gli antichi sovrani Oysala. Sono 11 in tutto. Allora, secondo me, qui bisognerebbe solamente trovare... Cioè, che apparteneva a una succede qualcosa se si trova tutte le 11 monete. Probabilmente. Ho fatto vedere che se ne è messa una e ce ne sono altre 10.
quindi è un posto da esplorare in futuro se si troveranno tutte le monete. Ora, sinceramente e personalmente non so se questa cosa qui sono, cioè, è un extra o poi per la parte, ancora scimmia, per la parte della storia vera e propria. Perché dovesse essere un extra, diciamo, le probabilità che io vada a cercare tutte le monete sono basse, a meno che veramente questo spin-off duri veramente poco, allora diciamo che per dare un po' più di senso al gioco, allora mi sento un dovere, tra virgolette, di provarlo. Se invece lo spin-off appunto dura abbastanza, nel senso che non so che duri di meno, ma dura abbastanza, e questa Savienos appunto extra o barra secondaria non è inerente più di tanto alla storia, allora lascio anche perdere. Vabbè, vediamo un po'. Faccio solo appunto con piacere se fanno parte della storia, ragazzi. Tocco il discorso della lingua. Ed è questo. Allora, vediamo un po' se alzo con la strada. Chiaramente no, però. Io mo non c'ero quasi. Torna indietro, via. Infatti ho detto familiare queste questioni. Fraser, un attimo. Non è già stato. Gli uomini di Asava hanno preso questo. Ehi, occhi aperti. Vediamo, la mappa. In realtà non è qui, quindi mi importa una sega, riprendo la macchina e me ne arrivo di volata. Ora si parte. Allora, vediamo un po' come si può raggiungere. Scoppiata una bomba. Vediamo un po', mappa, tre ore per guardarla, io l'ho pigiato, vabbè, non va. E si sale su, vedi? Si sale su. Porca miseria, porca miseria. Mi fai vedere la mappa, porca. Vabbè, via, mi tocca ammazzare loro. Bello, hai capito? Coglioni. Quando è che ho cambiato mappa? Quando è che mi ha cambiato mappa? Porca miseria. Cioè, per amor di Dio, poi ti faccio la pompa, ma io sono più della lunga distanza. È finita! Tanto... Vai, riuscirò a fare, se mi sta cazzando. Meno male è buono più facile, vai. No, ma mi sta usando. Per questo io muore anche te, Piozzo. Non ripeto, non ripeto, sinceramente. È forte, ma non è proprio il caso. RPG solo è GTA. Oh, dov'è quell'altro? Quando so che ce n'è un'altra. Non ti vedo. Ecco, ti vedo. Che cazzo fa? Perché ma non... Ma fatto la vera assista su quel coso. Sono finiti? No. Ok. L'area è sgombra, già qualcosa. Lascia andare su nessuno. Maledetta la miseria, due ore. Ma Nadine è rimasta lì. Fa troppo, Fa troppo se sei lì. Andiamo. Allora, vediamo un po' che strada da fare per andare lì. Se riuscirebbe a essere uno spazzettino lì per passare con la macchina. E poi entra sulla destra e andare su. Sì, ok, è una sega, non mi serve. Allora, c'è da raggiungere quel... No, prima siamo passati da di là. Non ricordo bene. Ci si ripassa, quindi bisogna averci bisogna dare la spinta più facile, sarebbe bene. Vai, dovrebbe essere andata. Ora per salire. Di là. Via, siamo arrivati lì. Facciamo qualcosa?
Vieni? No, ci sono. Ah, c'è il coso lì. Si comincia? Ingranaggio. Cerca di non romperlo stavolta. Sfacciata. Narnia. Scherzo. Sì, mi sto godendo il momento. Andiamo il momento, non si vede nulla, non si vede. C'è la neve. Cosa c'è? Oh mio Dio. Boh, che robe. Bello, però, fa però. Benvenuta nel cuore di Alebidu. L'ultima sede nota della Sanna di Ganesh. Spettacolare. Cosa? Non ti sembra che ci sia una specie di diga tra le due statue di Ganesh? La cascata l'avrà erosa. E quindi come entriamo? Aspetta. Guarda la corona. Guarda la corona. Non è l'erosione. È vero? Io c'ho un... Questo è un buco. Forse cos'è? Era una torre di guardia? I persiani sono entrati da lì. È da una vita che sento parlare di questo posto. È incredibile vedermelo davanti. Scatta una foto. Mandala a tua madre. Bella idea. Cosa? È troppo vecchio per usare i computer. E allora scattala, la vedrà di persona. No, è che ormai sono in ritardo di qualche decade. Mi sa che è morto. Senti, io... Oh. Oh no, ti prego, no. Tranquilla. Che dici? Andiamo ad Alebidu? Yeah. Andiamo. Via. Andiamo. Capitolo 5, la grande battaglia. Io direi anche di concludere il video qua. Allora, diciamoci la verità. Per colpa delle mie poche capacità, anzi incapacità, di essere veloce, di fare le cose in maniera decente, addirittura pensate che il capitolo 4, purtroppo sono parlando e ci parlo sopra, vabbè, purtroppo il capitolo 4 addirittura l'ho dovuto dividere in due video, ovvero il secondo episodio e questo qui, e se si somma non è che viene fuori una cosa molto corta e breve, in realtà penso sia più di un'ora di gioco, nel senso proprio il capitolo 4 in sé per sé. Comunque tanto andava fatto, e a parte che era lunga a prescindo, io l'ho solamente prolungata ancora di più. Comunque, e niente, arrivo alle conclusioni. Quello che avete visto era il capitolo 4 e le cose che c'erano a fare il capitolo 4, sperando che possa essere stato d'aiuto per un discorso soprattutto nell'ultima parte dove bisognava trovare comunque quei timoni e via. Magari uno li trovava, diceva eccoli via, anche se in realtà non è poi una cosa così difficilissima da fare. E niente, quindi siamo arrivati qua al capitolo 5. Detto questo, niente, come ho già detto, l'episodio conclude qui. Prima di lasciarvi, come sempre, vi ricordo di mettere barra fare se volete le solite tre cose, ovvero di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo e poi di iscrivervi al canale, che è la cosa principale per rimanere aggiornati. E niente, detto questo, vi aspetto nel prossimo episodio, il quarto. Il quarto episodio nel quale, devo dire in cui, giocheremo il capitolo 5. E comincia a farsi ancora più interessante, perché oltre a un discorso di, diciamo come sempre, no? degli antagonisti, ovvero in questa casa ribelli, questo Asav, c'è anche qualcosa da scoprire in più che a me personalmente, come vi ho detto all'inizio video, diciamo a me queste, diciamo quando si parla di cose antiche, no? Di misteri, anche se so che sono giochi, per l'amor di Dio, ma il discorso è proprio generico, soprattutto nella realtà, a me mi affascina. Detto questo, niente. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!